Incontro UXI, qui a Giarre è stato ricostruito il gruppo UXI di Giarre alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo di Acireale. Eccellenza, un suo intervento molto importante e molto bello. Il potere della comunicazione, il ponte e la verità sono veramente dei capisaldi che noi giornalisti dovremmo avere. Sì, pur sapendo, almeno dal punto di vista della fede cristiana, sappiamo che la parola e quindi l'informazione e la verità sono immersi e combattono quotidianamente con la menzogna, e quindi la sfiducia, con la violenza. Per cui voi giornalisti che siete lavorate con le parole, chiaramente siete i primi in prima linea in questa battaglia, nel cercare di sceverare le parole dalle falsità che queste parole portano dentro di sé, ma non perché ce l'hanno le parole. La falsità è data dai cuori del cuore degli uomini, naturalmente, ma siamo noi uomini che pronunciamo parole. E quindi la vostra lotta è anzitutto dentro di voi e poi nei riguardi di tutti noi a cercare di discernere, capire. Ecco perché occorre molta professionalità e poi una forte etica che sostenga il vostro mestiere. Lei ha attenzionato l'importanza anche della nostra zona ionica, per questo oggi si è inaugurato e ricostituito il gruppo UXI di Giarre, quindi anche questo merita importanza, la zona ionica, quindi la verità e il giornalismo della nostra zona. Sì, perché nella geografia, diciamo così, della diocesi, questo centro già riposto, anche Mascali, oltre ad essere popoloso, è un polmone con molte risorse. Questo significa che noi non possiamo non attenzionare e non possiamo trascurare, il coltivare e il costruire bene, benessere, ben vivere, buone relazioni, anche in tutta questa parte. Fa parte dell'annuncio del Vangelo. L'annuncio del Vangelo ha bisogno di condizioni e di spargere bene e verità. Per questo ho ben visto questa formazione, questa creazione di una sezione, di un nucleo UXI anche qui a Giarre, perché significa seminare ancora di più, a partire dal credo che portiamo nel cuore. Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell'UXI, qui oggi a Giarre perché si è inaugurato il nuovo gruppo UXI della zona di Giarre, presidente, quindi una nuova e importante novità. Sì, in questo giro d'Italia che mi vede impegnato da un anno e mezzo, perché da questo tempo che sono presidente nazionale dell'UXI, questa è la prima sede che riesco a inaugurare, quindi sono particolarmente fiero e orgoglioso di questo. Tanto più che in un piccolo centro, che è il punto di riferimento per alcuni colleghi che desiderano svolgere, interpretare con energia questa missione. Qual è questa missione? E soprattutto quella di cambiare lo stile del giornalismo e far uscire questa professione da una crisi che sembra inevitabile, crisi di fiducia, crisi di credibilità dell'opinione pubblica. Quindi l'UXI sta girando l'Italia cercando di alimentare questo nuovo stile professionale che noi abbiamo individuato nell'alleanza con questo movimento che è il giornalismo costruttivo, non più soltanto il giornalismo positivo, che di solito la good news è una nicchia nell'informazione globale, ma un'informazione che riesca a permeare a 360 gradi tutta questa nostra capacità di interpretare la realtà, affrontando i problemi e indicando soluzioni. Abbiamo parlato anche questa sera del suo libro, I segreti del Moby Prince, e appunto si parla anche di alcuni soggetti che sono anche della nostra zona di riposto. È stata una strage avvenuta 30 anni fa al largo di Livorno, un traghetto che è finito contro una petroliera, 140 vittime, delle quali una decina siciliane. E io sono particolarmente emozionato anche di poter parlare di questa strage, che è una battaglia civile per ritrovare verità e giustizia, anche perché una delle vittime è stata qui, a Sciacca. E allora questo tour, insomma, a noi serve per sensibilizzare la cittadinanza sulla partecipazione civile
ad una soluzione di questa strage, perché il tentativo è quello di arrivare ad una riapertura delle indagini. In questa circostanza la magistratura ha sostanzialmente insabbiato la verità su questa strage e riuscire a riaprire il processo per strage, che è un reato non prescrivibile, oltre naturalmente alla battaglia morale di riuscire a far ottenere verità e giustizia a 140 famiglie che hanno avuto la vita massacrata da questa strage.